spesso vengono quelle bufere, quelle tormente che durano un giorno o poche ore o qualche giorno. Ed c'è subito l'allerta meteo. Quando c'è l'allerta meteo, qua dicono che è abbastanza pericoloso, quindi bisogna stare in allerta. Io penso che Dio ci stia dando delle allerte. Noi siamo in una sorta di allerta. Non so quanti di voi hanno compreso questo, ma noi siamo in un'allerta molto molto particolare. E se noi vediamo tutto quello che sta succedendo, se noi ascoltiamo anche altre fonti, lasciatevi dire questo, e non sempre i soliti telegiornali, i soliti giornali, ma se andiamo a scavare anche attraverso altre fonti, forse qualcuno comincia a dire la verità, forse qualcuno sta cominciando a parlare. Ci rendiamo conto che il ritorno di Gesù è davvero vicino. Ieri ascoltavo un'intervista di un medico, ovviamente i giornali nazionali non ne parleranno, e quest'uomo parlava di microchip senza sapere che la Bibbia 2000 anni fa già ne parlava. E credetemi, è qualcosa di sconvolgente. Stiamo vivendo un momento molto particolare. La Chiesa sta vivendo un momento molto particolare. I credenti stanno vivendo un momento particolare. Molti servi di Dio stanno tornando a casa. Molti uomini di Dio stanno morendo. E questo deve farci riflettere. Fratelli, noi siamo nel bel mezzo di una tempesta. Immaginate una nave da crociera, ok? Ci sono quelle navi tipo i transatlantici, quelli percorrono l'oceano per settimane senza mai fermarsi. Perché pensate, dall'Italia a New York con la nave, adesso ci vuole di meno, adesso ci vuole una settimana senza mai fermarsi. Prima ci volevano 15-20 giorni. E quando tu attraversi l'oceano per settimane, per giorni, senza mai fermarti, vai incontro ad ogni tipo di tempesta, vai incontro al mare agitato, vai incontro ai venti, vai incontro a tante spiacevoli avventure su quella nave. E io voglio dire che la nostra vita, la vita del credente, in generale la vita di ogni uomo, di ogni donna, adesso sta passando una vera tempesta. Noi non siamo in acque tranquille. Forse qualcuno potrebbe dire non lo siamo mai stati. Ok, ma adesso più che mai ci troviamo nel bel mezzo di un mare agitato. Ci troviamo nel bel mezzo di una tormenta. È nella tormenta spirituale, è nella tormenta fisica, è nella tormenta materiale, è nella tormenta generale, comunitaria, è nella tormenta individuale. Ognuno di noi individualmente sta passando in un modo o nell'altro, chi più chi meno, una tempesta. C'è una tempesta nella nostra vita, c'è una tempesta nella nostra chiesa, c'è una tempesta sul popolo cristiano sparso in tutto il mondo. Insomma, tu ti trovi nel mezzo di una tempesta. E questo, che ti piaccia o no, tu non lo puoi cambiare. Questo, che ti piaccia o no, tu ci stai attraversando. E se non sei ancora lì, abbi fede, perché ci passerai. Ognuno di noi si troverà ad attraversare una tempesta. Si trovarono i discepoli di Gesù in questa tempesta. Ci sono diversi tipi di tempesta. E guardate, ascoltatemi bene, in ogni tempesta Gesù si comporterà in un modo diverso. Gesù, la cosa importante, spesso diciamo, Gesù è nella tua barca, non ti preoccupare, lui ti aiuta, lui mette a posto. E poi quando arriva la tempesta andiamo in panico. Quando arriva la tempesta siamo i primi scoraggiati, facciamo telefonate a destra e a sinistra, piangiamo, non capiamo, Signore, perché succede questo? Però poi agli altri sappiamo dire, fai entrare Gesù nella tua barca, non ti preoccupare, tutto andrà bene. Ma quando ti trovi tu ad attraversare quel mare, quando ti trovi tu ad attraversare quella tempesta, come reagisci? Reagisci più come quando parlavi con gli altri.
Dici più con tanta sicurezza: oh, ma Gesù è con me, l'ho predicato agli altri, adesso io lo metterò in pratica. O sei il primo a correre, o sei la prima ad affondare. Quando questo succede, quando la tempesta viene, probabilmente adesso ti trovi nella tempesta, probabilmente adesso la tua barca, che simboleggia la tua vita, è così sbattuta dalle onde che quasi entra l'acqua, quasi stai affondando. Come stai reagendo? Sapendo che comunque, lo vedi o non lo vedi, Gesù è con te. Lo senti o non lo senti, Gesù è con te. Sai perché Gesù è con te? Spesso quando preghiamo, anche a livello comunitario, sbagliamo in una preghiera. Diciamo: Signore, non ci lasciare. Signore, non ci abbandonare. Signore, sii con noi sempre. Questa è una preghiera incorretta. Sapete perché? Perché la Bibbia ha promesso: io non vi lascerò e non vi abbandonerò. Quindi è inutile dire: Signore, non mi abbandonare. Signore, non mi lasciare. È completamente inutile pregare così, perché Lui l'ha già promesso che non ci avrebbe lasciato e non ci avrebbe mai abbandonato. Quindi parti dal presupposto che Lui è fedele alla sua parola e rimane fedele, non può rinnegare se stesso. Quindi se Lui ha detto che è con te sempre e comunque, in ogni stagione della tua vita, Lui lo sarà. Il problema è che tu non lo vedi, il problema è che tu non lo senti. Sai perché? Alleluia! Perché sei così focalizzato sulla tempesta, sei così impegnato a guardare le onde intorno a te che non stai guardando più Gesù. Gesù dice che Lui è il capo e il compitore della nostra fede, è colui che crea la nostra fede e la rende perfetta. Ma quando la tua fede diventa perfetta? Quando guardi a Gesù, perché Ebrei dice: ora fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Se nella tempesta il tuo sguardo è attorno alle onde, tu affonderai come Pietro. Ecco che Pietro, quando si trovò sulle acque a camminare, fu così impressionato dalle onde, fu così impressionato dal mare in tempesta, che tolse lo sguardo da Gesù e cominciò ad affondare. Ora, in questo passaggio, in Marco 14, è straordinario, perché c'è qualcosa di che mi ha colpito mentre leggevo questo passo. E verso 22 dice: subito Gesù costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo all'altra riva. Mentre Gesù se ne andò sul monte a pregare in disparte, dopo che aveva predicato, aveva sfamato 4.000 persone con il pane, vi ricordate, pane, pesci, a un certo punto Gesù se ne va a pregare e costringe. La parola costringe mi ha colpito. Cioè, costringere è forzare qualcuno. Quando tu dici: sono stato costretto a fare quel gesto, sono stato costretto a dire quella cosa, sono stato costretto ad andare a lavorare di sabato, sono stato costretto a lavorare il periodo natalizio, ok? Io non l'avrei fatto, ma sono stato costretto, ho dovuto obbedire. La costrizione è qualche cosa che non viene da te, ma viene da qualcun altro, è una forzatura. Gesù forzò questi uomini ad andare all'altra riva e Lui non andò con loro. Ora, questi uomini si trovarono nel bel mezzo di una tempesta ed era la quarta vigilia della notte, cioè le 3 del mattino, e la Bibbia dice che la barca era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Ora ditemi una cosa: quando Gesù costrinse i suoi discepoli ad andare all'altra riva, non lo sapeva che nel bel mezzo lì della loro traversata si sarebbero trovati in questa tempesta tremenda? Lo sapeva Gesù, sì o no? Tutti mi direste sì. Ed è vero, Gesù lo sapeva. Allora dovresti dire anche nella tua tempesta: Gesù sa. Certo che sì, Gesù lo sapeva che questi uomini si trovavano nella tempesta. È bello dirlo, è bello leggerlo. Ma se io dovessi dirti: ma tu ci credi davvero che Gesù lo sa che tu ti saresti trovato in questa tempesta? Tu mi diresti: sì, Gesù lo sa. E allora perché sei così in ansia? E allora perché sei così disperata? E allora perché
piangi a destra e a sinistra, perché piagnucoli davanti a Dio invece di prendere fede, di ricevere fede, di prendere forza, di camminare in quella tempesta sapendo che le acque non ti sommergeranno. Gesù lo sapeva, Gesù lo sa, Gesù lo saprà, lui sa ogni cosa, sa della tua tempesta, sapeva di questa tempesta, anzi li costrinse. Ora, perché Gesù costrinse questi uomini ad andare verso quella tempesta? Gesù li mandò nella tempesta, perché sapeva che si sarebbero trovati nella tempesta, eppure li mandò in quella tempesta. E qualcuno potrebbe dire: Gesù, ma perché l'hai fatto? Tu sapevi che ci sarebbe stata una tempesta da lì a poche ore, perché mi hai mandato da solo? Perché hai permesso che io attraversassi da solo quella tempesta? Perché non sei venuto con me? Perché? Voglio capire perché. Ed è la stessa cosa, una simile tempesta è stata l'hanno vissuta in Matteo, sempre al capitolo 8, al verso 23. Ci fu un'altra tempesta in cui i discepoli si trovarono dentro, ma in quel momento Gesù dormiva sulla barca, vi ricordate? Egli dormiva completamente, era così rilassato Gesù. Perché dormiva? Perché Gesù sapeva chi lui fosse, sapeva cosa sarebbe successo a quella tempesta, sapeva che quella tempesta si sarebbe dovuta calmare nel nome di Gesù, davanti a Gesù. Il problema è che i discepoli non lo sapevano, eppure erano uomini che erano stati con lui, erano uomini che avevano visto miracoli, erano uomini che avevano visto la mano di Dio all'opera attraverso Gesù, eppure nella tempesta cominciarono a piangere: Signore, tu non ti curi di noi, Signore, noi stiamo morendo, Signore, cosa fai? Tu dormi, come fai a dormire? Quasi a voler rimproverare Gesù. Quante volte ti è capitato? Quante volte lo hai fatto? Quante volte hai detto: Signore, la mia causa, Signore, i miei problemi, ma tu dove sei? Da quanto tempo sto soffrendo? Signore, sono in questa tempesta, ma tu quando intervieni? Quasi abbiamo voluto svegliare Gesù, no? Perché abbiamo detto: adesso qui Gesù sta dormendo, in questo caso Gesù si è dimenticato di me, o non so più cosa fare, non so più dove andare. Quindi abbiamo trovato degli escamotage, no? Dice: vabbè, Gesù non ha potuto risolvere questo problema, questa soluzione, allora vado a qualcun altro, vado, non so, forse da quella persona che mi può aiutare, forse vado da quella l'altra religione che mi può aiutare, forse vado da quel dottore che mi può aiutare, forse vado da quello psicologo che mi può aiutare, perché forse Gesù sta dormendo. Gesù stava dormendo perché sapeva cosa avrebbe fatto da lì a poco. Gesù sapeva che lui avrebbe sgridato i venti, ma sgridò anche i suoi discepoli. O uomini di poca fede, perché avete dubitato? Che mai Gesù dica a te e a me: o uomo o donna di poca fede, perché hai dubitato? Sarebbe la cosa più triste sentire Gesù dire: Antonio, sei stato un uomo di poca fede, perché hai dubitato? Che mai lo possa dire a noi Gesù? E dice: allora, guardate, Gesù si alzò, sgridò il vento, sgridò il mare, e tutto si fece calmo, si fece bonaccia. Allora quegli uomini si meravigliarono e dissero: chi è costui al quale anche i mari gli sono sottoposti? Vedete, non avevano ancora capito chi fosse Gesù, eppure erano stati con Gesù, avevano visto miracoli, avevano visto morti risuscitare, eppure dissero: chi è costui? Chi è costui che tutto, addirittura i venti, gli sono sottoposti? Ora, nella prima tempesta, questa è stata la prima tempesta, ascoltatemi bene, qui c'è una rivelazione. Nella prima tempesta Gesù doveva mostrare spiritualmente chi fosse, cioè che aveva autorità nella sua parola di sgridare i venti e i mari, di sgridare la tempesta, mentre Gesù era con loro nella barca. In quest'altra tempesta Gesù non era con loro nella barca. Ma vediamo che a un certo punto, mentre alle 3 del mattino la barca è sbattuta a destra e a sinistra dalle onde, Gesù fa un'altra cosa. Fa una cosa ancora più potente. Perché qualcuno potrebbe dire: è facile sgridare, è facile, no, dire al vento fermati. Ma quando non sei nella barca, Gesù, cosa fai? Oh, alleluia!
In quest'altra tempesta Gesù calpestò la tempesta. La Bibbia dice che egli camminò sul mare e non era un mare calmo, era un mare agitato, era un mare in tempesta. Andate a vedere su YouTube, mettete mare in tempesta, mare agitato forza 7. Andate a vedere di cosa sto parlando. In quel mare agitato Gesù camminava sulla tempesta, sul mare, egli figurativamente, letteralmente calpestò la tempesta, schiacciò sotto i suoi piedi la tempesta, perché egli era il Signore anche sulla tempesta. E guardate, nella prima tempesta, nel primo mare agitato, nella prima tormenta, Gesù era con loro nella barca, stava a significare: io sono con te nella tua vita, e anche se al momento sei un attimino scosso, sappi che io sono nella barca, e se sto dormendo, non sto dormendo perché non mi curo di te, ma sto dormendo perché so cosa sto per fare, perché so che questa tempesta dovrà calmarsi, quando io la sgriderò si calmerà. Ma in quest'altra tempesta, anche se tu non lo senti, perché questi uomini fisicamente non avevano Gesù con loro, quindi figura del Gesù spirituale, dello Spirito Santo che oggi noi possediamo dentro, quindi non era più fisicamente con loro nella barca, ma era con loro spiritualmente ovunque, perché non li avrebbe mai lasciati, non li avrebbe mai abbandonati. Quindi anche se questi ragazzi, questi giovani, questi discepoli non lo vedevano fisicamente, spiritualmente Gesù era con loro e stava calpestando la tempesta. Quindi tu adesso non lo puoi vedere Gesù, non lo possiamo vedere fisicamente, ma lo abbiamo attraverso lo Spirito Santo dentro di noi. Lui non ci lascia e non ci abbandona mai, in eterno sarà con noi. E quindi anche se non lo vedi, sei stato nella prima tempesta, sembrava che egli dormisse, sembrava che egli non si curasse di te, lui si è alzato e ha sgridato la prima tempesta, ma quando è arrivata la seconda tempesta, forse ancora più furiosa, forse ancora più disastrosa, forse ancora più potente, sappi che lui calpesterà questa tempesta, lui camminerà su questa tempesta. Alleluia. Quindi nella prima tempesta i discepoli non avevano ancora capito chi Gesù fosse, perché dissero: chi è costui che anche il mare, anche i venti gli sono sottoposti? Allora Gesù disse: se voi non avete ancora capito io chi sono, ok, io vi manderò in mezzo ad un'altra tempesta e vi farò vedere questa volta chi sono. Questa volta io calpesterò la tempesta, perché non solo dovete stare sicuri e tranquilli quando io sono dentro la barca, ma anche se io non ci sono, anche se tu non lo vedi, anche se tu non lo scorgi, anche se tu non lo senti, perché sei così impegnato a guardare la tempesta attorno a te, sappi che io calpesterò. Oh, alleluia, alleluia. Gesù calpestò quella tempesta. Ecco che allora la seconda tempesta fu per far comprendere a quegli uomini chi Gesù fosse. Io non so se tu ti sei reso conto, ma Gesù manifesterà la sua gloria. Gesù camminerà sulla tempesta della tua vita, sulla tempesta della mia vita. E nessuno potrà impedire a Gesù di camminare sulla tua tempesta. Che sia un referto medico, che sia una crisi economica, che sia un problema mentale, spirituale, che sia un problema familiare, che sia un problema emotivo, che sia un problema relazionale, che sia un problema, ogni tipo di problema, ok? Ogni tipo di problema rappresenta una tempesta, grande o piccola che sia, ogni problema rappresenta una tempesta. E Gesù camminerà sopra ogni tempesta. Guardate, quando lui disse: io vi darò autorità di camminare su serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico e nulla potrà farvi del male. Ma secondo voi che stava dicendo Gesù? Di camminare veramente sugli animali? Allora andiamo tutti nel deserto, andiamo a cercare gli scorpioni, andiamo a cercare i serpenti, perché Gesù ci ha detto di camminare su serpenti e scorpioni. A volte quanto siamo miseri nella nostra mente, non abbiamo immaginazione spirituale. Sapete, Dio ha avuto una grande immaginazione nel creare il mondo, ha avuto immaginazione, ha dovuto immaginarlo questo mondo, no? Ha immaginato me e te quando ci ha formato. E perché tu non usi la tua immaginazione spirituale?
Immagina già vedere le cose nella tua mente. Immagina come sarà quando Gesù calmerà questa tempesta. Lavora con la tua... Dio ti ha dato un'immaginazione per poterla... No, per poter far lavorare la tua mente. Perché tu, quando Dio dice, quando Gesù dice camminai su serpenti e scorpioni, a volte qualcuno ha detto, ma dove li trovi i serpenti? Quanto siamo sciocchi. Anche la tempesta, perché è una minaccia, tu ci devi camminare sopra. I problemi, il tuo problema fisico è una minaccia, è uno scorpione, è un serpente. Gesù ti ha dato l'autorità di calpestarlo, di camminarci sopra. E allora Pietro fa una cosa, ecco, riprendo quello che stavo dicendo prima. Pietro vede Gesù da lontano, vede che calpesta questa grande tempesta, queste onde gigantesche, prende coraggio e dice, ok, ho finalmente capito tu chi sei. Perché nella prima tempesta io ho detto chi è costui, ma adesso lui me l'ha dimostrato. Gesù, se sei tu, ordinami di venire da te, voglio camminare anch'io sulla tempesta. Perché essendo figlio tuo, essendo un tuo servo, essendo un tuo discepolo, tu mi darai l'autorità di camminare sul mare, anche a me. Sapete, il mare nella Bibbia, fratelli, amici, è simbolo di problemi, è simbolo di guai, simbolo di caos. Quindi Pietro disse, voglio camminare sul caos della mia vita, voglio camminare sul mare in tempesta della mia vita. Io ci voglio camminare sopra, perché tu sei il Signore. E se tu me lo comandi, io vengo. Pietro scende dalla barca, perché Gesù glielo comandò. Ma dopo pochi secondi, Pietro, dice la Bibbia, cammina, affonda. Perché affonda? Perché Pietro cominciò a guardare le onde. Pietro cominciò a guardare la tempesta. Ora, se tu hai ricevuto un referto medico, non so perché voglio forzare su questo, e questo referto medico parla di qualcosa di grave, ok? Rappresenta una tempesta. Nalini scrive ostacoli, perfetto. Se tu ti trovi davanti ad un ostacolo, se ti trovi davanti ad un referto, se ti trovi davanti a una lettera di licenziamento, qualsiasi cosa, ok? Io non voglio scoprire quello che tu hai adesso, quello che tu stai vivendo. Mettici il tuo problema, mettici il tuo nome. Questa rappresenta una tempesta, perché è una carta scritta. Parla chiaro, parla di te. È un problema che tu hai in casa, ed è vero. Questa rappresenta una tempesta. Se Gesù ti ha detto, scendi dalla barca e cammina sulla tempesta, cammina sul mare, tu cosa devi fare? Devi mettere giù questa carta, devi mettere giù questo ostacolo e ci devi camminare sopra. Perché rappresenta per te in questo momento il mare agitato. E ci devi camminare sopra, lo devi calpestare. Perché? Perché se tu continuerai a guardare l'onda, se tu continuerai a guardare i venti, la tempesta, farai la fine di Pietro, affonderai. E Gesù verrà, è misericordioso e ti salverà, ma dirà, uomo, donna di poca fede, perché hai dubitato? Io ero lì, ti avevo dato autorità per camminarci sopra e non lo hai fatto. Sei stata una donna di poca fede, sei stato un uomo di poca fede, hai solo saputo piagnucolare, hai solo saputo elemosinare un po' di fede, ma non l'hai mai messa in pratica. Oh, mai Dio possa dirti questo. Dio ci guardi dall'arrivare a fare una fine così misera, fratelli. Alleluia. E allora a un certo punto Pietro comincia a camminare, Gesù gli dà l'autorità, ma poi affonda. Ma questo significa qualcosa per noi, perché anche se Pietro è affondato, però ha camminato sull'acqua. Quindi voglio dirti, Gesù nella seconda tempesta ti dirà, vieni fuori e cammina insieme a me sulla tempesta e io ti farò vedere che non ti potrà mai far affondare, perché io sono con te. Non fare come Pietro, che fu così impegnato a guardare quello che gli succedeva attorno, fu così attirato da quelle onde che quasi capovolgevano la sua vita, la barca in cui si trovava, che cominciò ad affondare. Gesù ti darà l'autorità di camminarci sopra senza affondare.
perché quando attraverserai le acque non ti sommergeranno mai. Perché non ti sommergeranno? Perché Gesù è con te che cammina sopra. Cammina sulla tempesta, calpesta la tempesta. Quindi nella prima tempesta Gesù sgridò i venti mentre dormiva tranquillo. Nella seconda, perché questi uomini dissero chi è costui, lui dimostrò chi costui fosse. Gesù ti dimostrerà nella tua vita, nella tempesta che stai vivendo, nella tempesta in cui ti trovi, in questo preciso momento, 30 novembre, segnati questa data, Gesù ti dimostrerà chi è, ti dimostrerà quanta potenza ha, ti dimostrerà che lui calpesta la tua tempesta e farà di più, fa di più Gesù, non la calpesta da solo, ma ti dirà: vieni, scendi, coraggio, calpesta la tua tempesta insieme a me. E tu vedrai che alla fine era solo un po' di vento, era solo un po' di mare agitato, ma con Gesù tutto diventerà bonaccia. Amen. Vogliamo pregare questi pochi minuti, io voglio pregare per voi. Signore, gloria al tuo nome, Padre, noi ti ringraziamo per quest'altra giornata che ci hai dato, Signore, ti vogliamo ringraziare per questa rivelazione, ti vogliamo ringraziare per la rivelazione che anche oggi ci hai dato, ti vogliamo ringraziare, Signore, perché tu sei stato fedele con noi anche stamattina, lo sarai sempre, lo sei stato ieri, lo sei oggi, lo sarai domani, Signore, tu sei il fedele, Signore, tu non vieni meno, Signore, tu non ci lasci e non ci abbandoni mai, lo hai promesso e non puoi rinnegare te stesso. Signore, grazie. Io voglio pregare per i miei fratelli, per le mie sorelle che in questo momento stanno guardando questo video. Signore, nel nome di Gesù, calma ogni tempesta. E dopo averla calmata, Signore, metti pace nei loro cuori. Ma se si trovano nella seconda tempesta, Signore, dagli autorità di camminare su quella tempesta. In realtà tu gliela hai già data l'autorità, Signore. Dai solo coraggio di scendere da quella barca e cominciare a calpestare quella tempesta, non camminarci sopra come si cammina su un tappeto di uova, ma calpestare quella tempesta e dire: io non accetto, io camminerò sopra i miei ostacoli, io camminerò sopra i miei mali, sopra i miei dolori, sopra le mie tentazioni, sopra i miei scoraggiamenti, io ci camminerò sopra, perché Gesù, tu mi stai dimostrando chi sei, e anche se tu mi hai mandato, anche se tu mi hai costretto, Signore, ad attraversare quella tempesta, anche se tu sembra che mi hai guidato, mi hai preso per mano e mi hai costretto ad entrare in quella tempesta, lo hai fatto solo per manifestare la tua potenza, lo hai fatto solo per manifestare la tua gloria, lo hai fatto perché io dovessi camminare sopra quella tempesta mano nella mano con te. Signore, grazie. Signore, grazie. Rimani con noi, Padre. Dacci ancora vittoria in questa settimana, in questo nuovo giorno. Signore, noi siamo con te. E se tu sei con noi, chi sarà contro di noi? Signore, grazie, perché tu sei stato il nostro aiuto. Sei il nostro aiuto e sarai il nostro aiuto. Da ora in eterno, Signore, non importa quello che sta succedendo nel mondo. Oh, dillo in questo momento, dovunque ti trovi. Di: Signore, non importa quello che sta succedendo alla mia vita in questo momento. Per un attimo, lascia quello che stai facendo. Di: Signore, non importa. Non importa la situazione in cui mi trovo. La situazione in cui mi trovo è semplicemente un mare in tempesta e il diavolo vuole che io guardi quelle onde. Il diavolo vuole che tu guardi. Il diavolo vuole che tu ti focalizzi su quelle onde alte, su quel vento forte, minaccioso. Il diavolo vuole che tu guardi dalla mattina alla sera al tuo problema, alla tua situazione. Di: Signore, stamattina io voglio spostare il mio sguardo. Di: Signore, io non mi concentrerò più da questo momento in poi sulla mia tempesta. Perché se mi concentro sulla mia tempesta, se guardo a quella tempesta giorno e notte, io farò la fine di Pietro, affonderò. Ma voglio guardare te stamattina.
Voglio guardare a te stamattina, Signore. Dillo con tutto il cuore, Gesù, voglio guardare te. Gesù, io tolgo lo sguardo dalla mia tempesta, perché mi ha recato solo guai, solo problemi, solo scoraggiamento. Ma io stamattina voglio fare, Signore, ancora un altro passo di fede, un'altra decisione. Voglio guardare a te, non guarderò più alla mia tempesta. Dillo, Signore, perdonami se ho guardato per così tanto tempo alle onde intorno a me. Ho fatto come Pietro, ho dato più importanza ai problemi nella mia vita, agli scoraggiamenti, alla patologia, a quello che dicevano gli altri nella mia vita, piuttosto che a te. Ed ecco perché sei scaduto così in basso, ecco perché sei caduta così in basso, non per mezzo di Gesù, ma per mezzo del fatto che hai guardato alla tempesta intorno a te. Pietro dice, la Bibbia dice in Matteo, al versetto 30 del capitolo 14, ma Pietro scese dalla barca, camminò sulle acque per venire da Gesù, ma vedendo il vento forte, ebbe paura e cominciò ad affondare. Tu hai guardato il vento attorno a te per troppo tempo. Alleluia! Di Signore, io non voglio più guardare il vento attorno a me. Non voglio più avere paura. Non voglio più affondare, perché so che tu mi farai camminare sopra la tempesta. Signore, grazie. Grazie e perdonaci, perché abbiamo dato più fede, abbiamo messo più fede nella tempesta, anziché in te. Signore, perdonaci. Perché siamo affondati. Rialzaci, come hai fatto con Pietro, e facci continuare a camminare. Signore, grazie, nel nome di Gesù. Amen e amen. Amen. Fratelli, gloria a Dio anche stamattina. Il Signore vi benedica, vi dia coraggio, vi dia la sua grazia, vi dia il suo favore, risplenda il suo volto su di voi e vi faccia prosperare in ogni cosa. Fratelli, vi voglio bene, amici, vi voglio bene. Ci vediamo domani mattina, come sempre, alle 7:30 con un'altra puntata con 30 minuti con lo Spirito Santo. Condividete questa diretta, specialmente se conoscete qualcuno che sta vivendo un momento terribile. Condividete, ok? Poi un'altra cosa vi volevo dire: domani sera alle 8:30 io e Simona saremo ospiti della chiesa Sesto San Giovanni del pastore Samuele Pellerito, e alle 8:30 saremo live in una Zoom, ok? So che ci sono dei posti, mi ha detto che se qualcuno voleva partecipare gli potevo dare il link, non ce l'ho ancora, non me l'hanno ancora mandato. Se volete partecipare, mandatemi un messaggio, oppure io vi smisterò a chi si prende cura di questo, perché sabato dare il link a tutti quelli che me l'hanno chiesto è stato un processo davvero molto molto difficile e particolare. Abbiamo tanti impegni e non siamo riusciti a darlo a tutti, quindi non vorrei che nessuno ci rimanesse male. Però vi avviso che domani sera ci abbiamo questa Zoom con la Chiesa. Se vi fa piacere, insomma, partecipare, ve l'ho detto. Ok, ci vediamo domani. Dio vi benedica, un bacio e buon inizio settimana.